su sportsmall.it, versione TV su YouTube con Sidney Giampietro, grande protagonista ultimamente di tuoi exploit sportivi nel getto del peso in Veneto. Com'è andata e raccontaci com'è, cosa hai vissuto? Allora, è stata una gara un po' non molto bella, una serie un po' bruttina. Ero molto nervosa, che, non so, tremavo, prima gara della stagione, comunque da lieva. E pensavo di fare personale, però non pensavo di andare così oltre il mio personale, però sono contenta. Allora, siamo sempre qui con Sidney. Come sono state le emozioni di arrivare a una posizione come questa? Quindi allora, sei preparata atleticamente anche? Allora, ho fatto molti allenamenti quest'anno, nella preparazione invernale soprattutto. Ho fatto molta tecnica e sto migliorando, ma ho ancora molto cosa da fare. Io ho finito già da un po'. Com'è fare il getto del peso oggi in Italia? È dura, perché comunque nei lanci non ci sono molte persone forti, in Italia soprattutto. E so che sono molte le persone all'estero forti, tipo in Germania, in Russia. E qua c'è molta più gente che fa corsa, mezzo fondo, marcia. E non sono molte sviluppate le sale di lanci. Quindi sei un bel testimonial per il mondo del getto del peso. Spero. Senti, quali sono i tuoi obiettivi per il 2015? Allora, spero di partecipare ai mondiali, prima cosa, nel peso. Poi spero di fare una buona misura e entrare nelle prime sei in finale. Dove vuole arrivare Sidney Giampietro alla fine della carriera, insomma, i tuoi obiettivi primari? Sperano le Olimpiadi 2020. Noi te lo auguriamo, ringraziamo Sidney Giampietro per sportmall.it, produzione TV YouTube, è tutto, grazie. Grazie.